dialogato con il vuoto. Mi sono sporto ai confini più terribili della vita e l'inesistente già non incuteva al mio cuore alcun timore. Ho smesso in quell'istante di temere le rocce che giacciono sotto i miei piedi. Ho cessato di temere l'abisso, anzi, ho scoperto di essere molto simile a lui. Anche il mio animo è un crepaccio in cui annegano le emozioni. Se solo non fossi un abisso anch'io, potrei lanciarle un salvagente e provarle di nuovo. Per non avere una paura, devi essere quella paura stessa. Così io, ora che le mie gambe penzolano in questo baratro, non provo più le vertigini dell'altezza. Ora sono io l'abisso. Ho letto il libro di un pazzo, non ricordo quando né perché. Diceva che se guardi troppo a lungo l'abisso, allora anche lui guarderà dentro di te. Resta da capire se sono anch'io un pazzo o se lo siamo entrambi, se non lo è nessuno dei due. Sono pazzo? E se anche lo fossi, qual è il confine tra pazzia e normalità? Esiste questo confine? Esiste davvero una barriera che separa questo monte ed il vuoto che lo circonda? No. Siamo tutti in bilico tra un monte e una voragine senza fondo. Io ho scelto di parlare con il nulla. Ho scelto di discernermi dalle mie emozioni. Per un amico. L'abisso è mio amico. Cosa c'è di più nobile se non purificare dai suoi mali un amico? Devo la vita all'abisso. Ora non ho più paura.